Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi volevamo far vedere come realizzare una parte di questo bellissimo progetto che ora sto indossando. E precisamente ci soffermeremo e vedremo insieme come creare questo bellissimo réglame che ora potete vedere qui. Ve lo faccio vedere anche in una colorazione diversa, perché nero non può, cioè magari non si vede tanto bene sulla telecamera, ma credetemi, rende anche sul nero. Andremo appunto a vedere insieme come creare questo bellissimo decoratissimo réglame. È davvero molto bello, è molto particolare da realizzare perché ci sono dei punti su quali dobbiamo e vogliamo soffermarci in modo più dettagliato, quindi questo video sarà dedicato interamente alla lavorazione e alla creazione di questo bellissimo réglame. Invece il maglioncino è un maglioncino che abbiamo realizzato, che lo stiamo portando. Guardate che meraviglia che l'abbiamo applicato la stessa lavorazione anche da dietro. Se siete curiosi e volete sapere come realizzare anche il maglione, scrivetemi qui sotto nei commenti, che poi magari una volta che impareremo come fare questo réglame possiamo vedere anche la realizzazione intera del maglioncino, che poi alla fine ci sono anche altri punti che sono stati applicati, quindi non riusciamo a fare un video in cui mettere insieme anche le altre tecniche che sono state utilizzate per realizzare il maglioncino, perché in tal caso non riusciamo a soffermarci bene bene sul réglame, perché il video diventerebbe troppo lungo. Quindi, riassumendo, nel video di oggi andremo insieme a vedere passo per passo realizzazione di questa meraviglia. Quindi, se siete curiosi, seguiteci, possiamo iniziare. Ecco qui, prima di iniziare con la realizzazione del bellissimo réglame intrecciato e con aggiunta di queste bellissime foglie, vediamo un attimo lo schemino per realizzare appunto le foglie che poi sono state incorporate nel nostro réglame e nel nostro progetto. Vi farò e metterò, lascerò qui la foto, che potete poi mettere il video in pausa e andare a riprodurre anche voi questo schemino da seguire. Qui, come vedete, abbiamo lo schemino per realizzare il foglio, che poi nel video vedremo come realizzarlo, ma anche come andarlo a incorporare nel progetto e accompagnarlo nella incorporatura del réglame. Quindi vedremo insieme i passaggi di come realizzarlo e come metterlo qui. Nel schemino vi trovate che avete alcune segnaletiche che abbiamo riprodotto qui per le maglie a rovescio, per la maglia a diritto, gettato. Poi vedremo insieme nuovamente come fare una piccola diminuzione con inclinazione a sinistra, come fare una diminuzione, inclinazione verso destra e come fare una punta, diciamo così, perché non è sempre una diminuzione ma senza una direzione, è dritta, classica. Poi per comodità in verde abbiamo messo tutte le maglie che sono rappresentano il motivo che si sceglie per il progetto e per accompagnamento del proprio progetto. Su questo esempio noi ad esempio abbiamo messo, applicato, utilizzato il punto grano semplice, perché come vedete accompagnandolo con un motivo diverso si mette di più in evidenza la foglia, si vede di più e secondo noi ci si sposa bene e si adatta
Bene, con il maglioncino nero invece, come avete visto, c'è ancora un altro motivo, quindi abbiamo sempre cercato di tenere ben distanti per mettere di più in evidenza appunto la foglia che viene realizzata. Nell'esempio invece che andremo a vedere, probabilmente andremo a utilizzare un altro punto, sempre per poter dare più opzioni a chi poi deciderà di utilizzare questo réglame decorativo con applicazione dei fogli. Capire quale motivo gli piace di più da poterlo poi applicare sul progetto finito. Perciò ora vi lascio la foto che potete ricopiare per la vostra comodità per poi poter seguire una volta che imparerete come realizzare il foglio anche in modo autonomo per il vostro progetto. E partiamo con la lavorazione. Quindi avviamo le nostre maglie e andiamo a avviare 22 maglie. Per l'avvio scegliete il metodo che preferite. Mettiamo una piccola base che andiamo a fare tutte le maglie a diritto. Ed eccoci qui, abbiamo messo la base e abbiamo anche evidenziato le nostre due maglie centrali, che sono le nostre due maglie di riferimento per il nostro réglame decorativo. Iniziamo subito questo primo ferro in cui andremo appunto a mettere la base anche dei nostri fogli. Prime maglie, noi in questo caso andiamo a fare a diritto perché abbiamo deciso di accompagnare il nostro motivo, scusate, le nostre foglie con il motivo a legaccio. Quindi andiamo a fare le nostre prime maglie a diritto, per esattezza ne andiamo a fare 5 perché per il nostro motivo, prima di arrivare alle maglie centrali, devono rimanere 5 che serviranno appunto per dare la base al primo foglio dalla parte di destra del nostro réglame. Quindi, una volta che siamo arrivati alle 5 maglie che mancano prima delle maglie di riferimento, cioè del nostro réglame, dove appunto abbiamo messo il nostro marco punto per avere un punto di riferimento, iniziamo subito seguendo lo schemino. Prime due maglie vanno fatte a rovescio, quindi noi semplicemente li riproduciamo a rovescio. Terza maglia va fatta a diritto. Quarta e quinta a rovescio. Ecco qui, noi qui abbiamo fatto la prima base per il primo foglio che è a destra del nostro réglame. Ora lo evidenziamo per comodità e per non confonderci con un marco punto. Qui noi ci ritroviamo con le nostre due maglie che sono delle maglie che serviranno per creare la linea réglame. Molto bello e molto carino. Quel réglame che appunto abbiamo visto anche nel nostro esempio incrociato. E come lo andiamo a realizzare? Innanzitutto andiamo a fare i nostri gettati che ci servono per aumenti, perché sappiamo che il réglame va realizzato, creato con aumenti, perché immaginiamo che stiamo facendo una lavorazione da alto in giù, quindi andiamo a fare un gettato. Subito dopo ci ritroviamo con queste due maglie che sono delle maglie con quale appunto andiamo a realizzare il nostro réglame decorativo incrociato. Per farlo incrociato noi dobbiamo fare questa cosa, andiamo a agganciare la seconda maglia di riferimento, lasciando un attimo la prima in sospeso. Vedete, abbiamo preso
la seconda e la andiamo a lavorare per il diritto normale. Quindi ricaviamo una maglia che va messa sul ferro di destra, ma intanto su quello di sinistra lo manteniamo, non facciamo cadere niente. Ora andiamo a riprendere la prima maglia di riferimento, vedete, andiamo a prendere la prima maglia di riferimento e lo andiamo a lavorare a diritto normale. Quindi solo una volta che l'abbiamo ricavato e lavorato normalmente a diritto e ora abbiamo due maglie a diritto sul ferro di destra, facciamo cadere le maglie sul ferro di sinistra. Qui non è difficile, semplicemente dobbiamo prima lavorare la seconda e poi la prima e solo dopo aver fatto ricavato due maglie li facciamo cadere. Ora andiamo a fare il secondo aumento con il nostro gettato, perché questo è un aumento, un réglage direzionale a sinistra e a destra. Ora che abbiamo fatto il nostro gettato, quindi i nostri primi aumenti del nostro réglage, abbiamo successive 5 maglie che vanno utilizzate, applicate per il nostro motivo, per il nostro foglio. Quindi andiamo a mettere il nostro marco punto che ci servirà come il punto di riferimento per non confonderci appunto le maglie del nostro fiore, foglia, e andiamo a fare prime due maglie vanno fatte a rovescio, 1, 2, la terza maglia va fatta a diritto, la quarta e quinta vanno fatte a rovescio. E poi concludiamo il nostro ferro con le maglie a diritto perché stiamo accompagnando il nostro motivo con la lavorazione a legace, quindi tutte le maglie rimanenti a diritto. Come avete visto, noi abbiamo messo base per due foglie. Non cambia assolutamente niente se sono a destra o a sinistra, la lavorazione va sempre fatta mantenendo il motivo e seguendo il schema. Per ora si segue così, com'è il schema. Eccoci qua, partiamo con il ferro numero 2 seguendo semplicemente il motivo. Nel nostro caso, le prime 5 maglie noi andiamo a fare a diritto perché lo stiamo accompagnando con il motivo a legaccio. Una volta che arriviamo al nostro futuro, alla nostra futura foglia, andiamo a mantenere il motivo e in questo caso andiamo a fare le prime due maglie a diritto, terza maglia a rovescio, quarta e quinta a diritto. Qui, vedete, abbiamo messo da parte il nostro motivo. Ora abbiamo il nostro réglage, dove abbiamo le nostre due maglie di riferimento e i nostri due gettati. I nostri gettati noi li andiamo a lavorare a diritto, quindi andiamo a fare una lavorazione a diritto normalissima come se fosse una maglia normale. Subito dopo andiamo a fare due maglie a rovescio perché si presentano a rovescio. Subito dopo il secondo gettato lo andiamo a lavorare a diritto normale. Spostiamo il nostro marco punti e andiamo mantenendo il nostro motivo. Le prime due maglie si presentano a diritto, le andiamo a fare a diritto, la terza a rovescio, quarta e quinta a diritto. E questo è il secondo foglio dalla parte di sinistra. Poi concludiamo il nostro ferro mantenendo il motivo che abbiamo scelto. In questo esempio noi andiamo lavorando tutte le maglie a diritto perché abbiamo scelto il motivo a legaccio per mettere di più in evidenza appunto i fogli. Ferro numero 3, riprendiamo il nostro schemino e lo seguiamo. Prime maglie andiamo mantenendo il motivo che abbiamo scelto. Una volta che arriviamo al nostro motivo, andiamo a seguire facendo due maglie a rovescio, 1, 2,
Subito dopo un gettato, e vedete qui dobbiamo anche seguire il motivo. Una volta che abbiamo fatto il gettato, partiamo infatti con questi primi gettati del nostro foglio, che anche lui a sua volta, grazie a questi gettati, ci darà appunto questa foglia a rilievo e ci darà anche dei fuorilini decorativi. Una volta che abbiamo fatto il nostro gettato, andiamo a fare una a diritto. Questa maglia che stiamo facendo a diritto è il nostro punto di riferimento per le nostre foglie. Subito dopo facciamo un gettato perché avremo appunto forellini da entrambi i lati. Poi facciamo due maglie a rovescio. Ecco, questo è già il secondo ferro, terzo scusatemi, ferro del nostro foglio e già vediamo i primi forellini. Dopo noi andiamo a lavorare con il nostro réglan. Andiamo a fare le maglie, così come si presentano in questo caso a rovescio, una. Poi ci ritroviamo con le nostre due maglie centrali che vanno intrecciati come abbiamo fatto prima. Quindi facciamo il nostro gettato, andiamo a agganciare la seconda maglia di riferimento e la andiamo a lavorare per prima. Non facciamo cadere le maglie, andiamo a lavorare la prima, ricaviamo anche la seconda maglia, vedete tutti e due a diritto, facciamo cadere solo ora che ne abbiamo ricavate, facciamo il nostro gettato che è appunto il nostro aumento, subito dopo la maglia che si presenta la andiamo a fare a rovescio ed ecco che abbiamo fatto la parte centrale dove c'è appunto il nostro réglan. Poi riprendiamo di nuovo il nostro motivo e seguiamo lo schemino. Andiamo a fare le maglie così come si presentano, prime due a rovescio, 1, 2, subito dopo un gettato, la maglia di riferimento a diritto, subito dopo un gettato e due maglie a rovescio. E qui abbiamo fatto anche il secondo foglio dalla parte di sinistra. Ora concludiamo il ferro mantenendo il motivo che avete scelto. Numero 4, il ferro pari, quindi va semplicemente seguito il motivo, però questo ferro lo facciamo insieme perché vi facciamo vedere una piccola differenza tra i gettati di come vanno elaborati nella realizzazione del foglio e come vanno elaborati nella realizzazione dei forellini del réglan in centro. Allora, prime maglie li andiamo a fare mantenendo il motivo che si sceglie. Finché non arriviamo al motivo dei fiori, dei foglie. Una volta che arriviamo al nostro motivo che stiamo eseguendo, nel nostro caso sono delle foglie, andiamo a fare le prime maglie così come si presentano a diritto. 1, 2, vedete, qui ci ritroviamo. Con il primo gettato che abbiamo realizzato per la foglia. I gettati delle foglie vanno lavorate a rovescio, quindi le andiamo a lavorare a rovescio normale. E anche il secondo gettato a rovescio normale. Poi concludiamo con due maglie a diritto. Ecco, questo è il ferro di ritorno delle foglie in cui, attenzione, i gettati vanno lavorati a rovescio. Ora vediamo la differenza con i gettati del réglan. Le prime maglie li andiamo a lavorare così come si presentano, quindi a diritto. I gettati del réglan li andiamo a fare come abbiamo fatto nel ferro numero 2, semplicemente mantenendo il motivo e andando a diritto. Subito dopo facciamo le due maglie di riferimento a rovescio. Secondo gettato lo andiamo a lavorare a diritto e poi concludiamo con la maglia a diritto. Come avete visto, questa è la piccola differenza che andrà portata avanti per tutta la lavorazione.
I gittati delle foglie vanno lavorate a rovescio nel ferro di ritorno, cioè nel numero pari. I gittati del reglam vanno lavorate a diritto. E ora concludiamo ferro semplicemente mantenendo il motivo. Le prime due maglie le andiamo a fare a diritto. Come ci ricordiamo, qui siamo sulla foglia, quindi il gittato va fatto a rovescio. E poi concludiamo motivo con due maglie a diritto. E il ferro va concluso con il motivo che si è scelto. Eccoci qua, partiamo con il nostro ferro numero 5. E come sempre iniziamo mantenendo il motivo che abbiamo scelto per accompagnare il nostro progetto. Quindi facciamo le nostre prime maglie a diritto. Ora, quando arriviamo alla nostra foglia, andiamo a seguire lo schemino. Quindi andiamo a fare le prime due maglie come sempre a rovescio. Subito dopo abbiamo la maglia a diritto, un gettato, la maglia a diritto di riferimento e il secondo gettato. E poi manteniamo il nostro motivo con una maglia a diritto e due maglie a rovescio. Come vedete è molto semplice e intuitivo. Ora andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima con i nostri ferri di andata per il nostro reglame. Andiamo a mantenere facendo le prime maglie, che sono delle maglie già di aumento che si sono realizzate grazie ai gettati che abbiamo realizzato in precedenza, e le andiamo a fare a rovescio. Una volta che arriviamo al punto di riferimento, in realtà sono due maglie di riferimento, andiamo a fare il nostro gettato che dà appunto vita al nostro forellino. Poi andiamo a incrociare le maglie di linea reglame. Eccoli qui. Ora andiamo a fare un altro gettato e andiamo a lavorare le maglie a rovescio del nostro aumento, dei aumenti che abbiamo realizzato in precedenza con i gettati, che li andremo a portare avanti e, come vedete, ogni ferro aumenteranno, perché prima era uno, poi diventano due, tre, così via, finché non raggiungono il numero di cui abbiamo bisogno. Ora spostiamo il nostro marco punti e andiamo a realizzare il secondo foglio. È la stessa cosa che abbiamo fatto prima, seguendo il motivo. Sul vostro schema siamo al ferro numero 5, quindi le prime due maglie a rovescio, terza maglia a diritto, gettato, la maglia di riferimento a diritto, secondo gettato, la maglia a diritto. E poi concludiamo con due maglie a rovescio. Questo è il secondo foglio. Ora concludiamo il nostro ferro con le maglie a diritto, nel nostro caso, perché abbiamo scelto il legaccio. Ora il nostro ferro numero 6 va fatto semplicemente mantenendo il motivo nello stesso identico modo come abbiamo fatto vedere nel ferro numero 4, tenendo conto che i gettati delle foglie vanno lavorate a rovescio e i gettati del nostro reglame vanno lavorate a diritto. Eccoci qua, partiamo con il ferro numero 7, quindi all'inizio andiamo a mantenere il motivo. È
Ed eccoci qua, procediamo con il nostro foglio e andiamo a seguire il schemino. Andiamo come sempre, partiamo, ci ricordiamo, con due maglie a rovescio. Subito dopo facciamo due maglie a diritto, gettato, la maglia di riferimento a diritto, gettato, due maglie a diritto e concludiamo con le maglie a rovescio, due maglie a rovescio. Eccoci qui che abbiamo fatto il nostro foglio, ora andiamo a fare la parte del nostro réglame decorativo. Anche qui, prime maglie vanno fatte mantenendo semplicemente il motivo, che sono sempre le maglie di aumento. Una volta che arriviamo a questo punto di riferimento, andiamo a fare il gettato, andiamo a intrecciare le nostre due maglie di réglame. Gettato e concludiamo con le maglie a rovescio. E qui andiamo a realizzare il secondo foglio nello stesso identico modo come abbiamo appena fatto dalla parte di destra, semplicemente mantenendo il motivo e seguendo lo schemino, quindi prime due maglie a rovescio. Le maglie a diritto è davvero facile, basta che seguite, loro proprio si presentano già il modo in cui lo dovete fare. Il nostro gettato, la maglia di riferimento a diritto, il nostro gettato e concludiamo il ferro con le maglie 2 a diritto, 2 a rovescio e poi si conclude il ferro con il motivo che avete scelto. Dopodiché il nostro ferro numero 8, essendo il ferro pari, andrà lavorato nello stesso identico modo del ferro 4 e 6, mantenendo il motivo. Eccoci qua, siamo arrivati al ferro numero 9 e andiamo mantenendo il nostro motivo. Ecco, siamo arrivati al foglio. Andiamo quindi a mantenere, seguire lo schema. Come sempre ci ricordiamo che partiamo con due maglie a rovescio, che poi seguiamo con tre maglie a diritto. Come vedete, il numero delle maglie a diritto prima del gettato aumentano ogni volta che aumentano anche dei forellini. Una volta che siamo arrivati qui, facciamo il nostro gettato, la maglia a diritto e la maglia di riferimento, un altro gettato, le nostre maglie a diritto che sono tre, anche dalla parte di sinistra, e concludiamo con due maglie a rovescio. E questo è il nostro foglio. Vedete che sta già prendendo molto bene la forma. Ci sono già anche dei forellini che si vedono molto molto bene. Noi qui stiamo lavorando la parte iniziale in cui il foglio sta prendendo la forma e si sta allargando. Poi andiamo, ci spostiamo sul punto del réglame. Andiamo a lavorare le maglie così come si presentano a rovescio, che sono maglie di aumento. Quando arriviamo alle nostre maglie di riferimento, andiamo a fare il gettato, andiamo a intrecciare le due maglie. Gettato. E andiamo mantenendo il motivo facendo le maglie a rovescio. Ecco, qui facciamo la stessa cosa per il nostro foglio. Seguiamo semplicemente lo schema, le due maglie a diritto, tre a rovescio. Gettato, la maglia di riferimento a diritto, gettato e concludiamo il ferro così come si presenta sia la parte del fiore sia il motivo che abbiamo scelto.
e il nostro ferro numero 10 andremo semplicemente a lavorare mantenendo il motivo e le maglie così come si presentano. Eccoci qui, siamo arrivati al ferro numero 11. È anche il ferro in cui abbiamo la parte più larga del nostro foglio, la parte del quinto forellino, dove vedete arriviamo ai nostri 5 forellini, dopodiché andremo a vedere il passaggio successivo che andrà a fare tutto viceverso di quello che stiamo facendo finora. Quindi andiamo passo per passo, andiamo all'inizio, facciamo il nostro motivo che abbiamo scelto per accompagnare appunto il nostro progetto. Una volta che arriviamo alla nostra foglia, andiamo a seguire lo schemino e andiamo a fare come sempre, prime due maglie a rovescio. Subito dopo andiamo a fare 4 maglie a diritto. Queste 4 maglie si sono realizzate grazie ad aumenti che stiamo facendo. Qui siamo arrivati al punto in cui dobbiamo andare quinto aumento, quindi quinto forellino, perciò facciamo un gettato. Andiamo a lavorare per il diritto il nostro punto di riferimento, subito dopo un altro gettato e andiamo a fare le nostre maglie a diritto. Sempre numero 4 di numero e concludiamo il foglio con nostre 2 maglie a rovescio. Questa, come vedete, 5 forellini già fatte per il nostro foglio, è la parte anche più larga del foglio. Ora andiamo a fare la parte del nostro réglame, quindi andiamo come sempre mantenendo le prime maglie e facendole a rovescio e come vedete anche qui ogni volta le maglie a rovescio aumentano grazie ai gettati che creiamo. Quando arriviamo al nostro punto di riferimento andiamo a fare un gettato prima di incrocio e andiamo a incrociare le maglie. Il secondo gettato, scusate, il secondo gettato dopo l'incrocio. Dopo andiamo a concludere con le maglie a rovescio finché non arriviamo al marco punto. E qui ci ritroviamo che dobbiamo fare il secondo foglio che va realizzato nello stesso identico modo come abbiamo realizzato il primo, seguendo lo schema. Ed eccoci qui, abbiamo fatto il ferro numero 11 e abbiamo fatto il ferro numero 12 mantenendo semplicemente il motivo. Ora siamo arrivati al ferro numero 13, che è un ferro importante perché andremo a diminuire, fare la parte diversa. Finora abbiamo allargato il foglio, ora andiamo a chiudere il foglio di quei 2 fogli che abbiamo realizzato e mettere la base per un secondo foglio dalla parte di destra e un secondo foglio dalla parte di sinistra. Quindi andiamo a vedere insieme tutti i passaggi. All'inizio noi andiamo a mantenere il motivo che abbiamo scelto, nel nostro caso è legaccio. Una volta che arriviamo alla nostra foglia, iniziamo a vedere insieme anche quei altri simboli dove ci sono delle diminuzioni. E qui bisogna tener conto che ci sarà una diminuzione verso sinistra e una diminuzione verso destra. Quindi subito partiamo con prime 2 maglie a rovescio. Manteniamo qui quindi il nostro motivo e le andiamo a fare a rovescio. Ora ci ritroviamo che dobbiamo andare a fare una piccola diminuzione con inclinazione
a sinistra e la andiamo a fare in questo modo. La maglia di rito che si presenta la andiamo a agganciare e spostare senza lavorare sul ferro di destra. Subito dopo la seconda maglia la andiamo a lavorare a diritto normale. Una volta che l'avete lavorata e si trova sul ferro di destra, andate a cavalcarla con la maglia appena spostata. Ed ecco che abbiamo fatto una piccola diminuzione con inclinazione verso sinistra. Ora andiamo a fare le maglie a diritto. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 ed ecco che siamo arrivati che ci mancano due maglie. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a fare una diminuzione con inclinazione verso destra, perché il foglio, come sappiamo, fa questo movimento da sinistra a destra verso su. Noi andiamo a fare la diminuzione semplice in cui andiamo a lavorare due maglie insieme. Le due maglie a diritto vanno lavorate come se fosse un'unica maglia. Ed ecco che abbiamo fatto anche la diminuzione con inclinazione verso destra e concludiamo con due maglie a rovescio. E questo è il nostro primo passaggio verso la parte di diminuzione del foglio. Quando ci ritroviamo con le maglie qui del nostro réglame, noi iniziamo a utilizzarli anche per mettere la base del secondo foglio. Per la base del secondo foglio, che va sviluppata comunque su 5 maglie come abbiamo fatto prima, perciò noi ora dobbiamo andare a contare 5 maglie partendo dal centro, cioè evidenziamo le nostre due maglie di réglame e non le contiamo perché sono quelle che ci servono per la successiva crescita del réglame. Subito da lì andiamo a contare 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 sono le maglie che serviranno per il secondo foglio. La maglia in più che ci ritroviamo andiamo a lavorare semplicemente a rovescio perché si presenta a rovescio e ci permette mantenere il motivo e staccare anche il foglio uno dall'altro. Ora qui dobbiamo andare a riprendere lo schema dal primo ferro mantenendo come abbiamo fatto per il foglio all'inizio. Quindi torniamo a questo punto al ferro numero 1 per mettere la base del secondo foglio come abbiamo fatto prima. Due maglie a rovescio, una maglia a diritto, due maglie a rovescio. Semplicissimo, vedete? Questo ferro è importante perché abbiamo iniziato a mettere la base del nostro secondo foglio, perché come vediamo anche nel nostro esempio, il nostro réglame va a crescere con dei fogli che vanno uno vicino all'altro. Vedete? Andiamo a fare questo passaggio. Quindi ora noi ci ritroviamo che dobbiamo andare a fare la lavorazione del nostro réglame come abbiamo fatto finora. Il nostro gettato, l'intreccio delle due maglie del réglame, un altro gettato e qui dobbiamo fare la stessa cosa di prima, iniziare a mettere la base del nostro fiore. Quindi prime 5 maglie andranno utilizzate per il secondo, per seconda foglia dalla parte di sinistra. Quindi prime due maglie a rovescio, terza maglia a diritto, che poi è anche quella maglia di riferimento che ci serve, intorno al quale si sviluppano dei nostri aumenti e i nostri gettati, e altre due successive due maglie a rovescio. E anche qui, come vedete, ci ritroviamo con una sesta maglia che va semplicemente fatta mantenendo il motivo che ci serve anche per staccare le foglie.
Ora ci ritroviamo di nuovo che abbiamo il secondo foglio, quello al punto grande in cui dobbiamo andare a iniziare a diminuire. Perciò andremo a riprendere, fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima nel ferro numero 13, due maglie a rovescio. La nostra inclinazione, diminuzione verso sinistra, la maglia va spostata, la prima. La seconda va lavorata normalmente per il diritto e subito dopo accavalcata con la maglia appena spostata senza la lavorazione. Dopodiché andiamo a fare le maglie a diritto. Una volta che avete fatto 7 maglie a diritto, dovete fare la seconda diminuzione che va inclinata verso sinistra, perciò andiamo a unire insieme due maglie a diritto e lavorarle come se fosse un'unica maglia. Dopodiché concludiamo il nostro foglio con due maglie a rovescio. Ed ecco che abbiamo fatto questo passaggio importante di diminuzione. Ora concludiamo il ferro così come si presenta, mantenendo il motivo che abbiamo scelto per accompagnare i nostri fogli. Il ferro numero 14, essendo ferro pari, andrà semplicemente lavorato mantenendo il motivo. Ed eccoci qui. Adesso dobbiamo fare il ferro numero 15. Per la comodità, noi abbiamo messo in evidenza la base, le 5 maglie che stiamo utilizzando per il secondo foglio. Per il secondo, perché la base del primo si vede già bene bene e abbiamo tolto e abbiamo evidenziato il secondo. Ora partiamo insieme e vediamo insieme a questo ferro numero 15. All'inizio, come sempre, prima di arrivare alla nostra foglia, dobbiamo mantenere il motivo che abbiamo scelto per accompagnare il nostro progetto. Una volta che arriviamo alla nostra foglia andiamo a fare semplicemente seguire, scusate, semplicemente lo schemino. Quindi prime due maglie andiamo a fare a rovescio. Subito dopo, come vedete anche nel schemino, dobbiamo andare a fare una diminuzione con inclinazione verso sinistra. Quindi andiamo a fare come abbiamo fatto prima. Spostiamo e lavoriamo una maglia a diritto normale. Subito dopo la andiamo a cavalcare con la maglia appena spostata, dopodiché andiamo a fare le maglie a diritto, che è la base della foglia. Dovete fare 5 maglie a diritto, dopodiché vi ritrovate che mancano ultime due maglie a diritto per il foglio, quindi le andiamo a lavorare insieme facendo questa diminuzione con inclinazione verso destra. Dopodiché concludiamo con due maglie a rovescio. Come avete visto, qui in mezzo abbiamo sempre quella maglia che stiamo portando avanti, che ci serve per dividere come la linea di divisione tra un foglio e l'altro. Ora, come vedete, abbiamo le nostre maglie, 5 maglie che ci servono per la nostra seconda foglia. E avendo messo lì in evidenza con i marco punti è davvero facilissimo. Ora andiamo facendo dall'inizio, quindi abbiamo fatto il ferro numero 1, ora andiamo a fare il ferro numero 3 per il nostro secondo foglio, perché ogni volta che partite con un foglio dovete sempre semplicemente partendo dalla base come abbiamo fatto all'inizio, partendo dal primo ferro con 5 maglie. Quindi andiamo a fare 2 maglie a rovescio. I primi gettati, un gettato, la maglia di riferimento a diritto che abbiamo messo prima come la base, subito dopo un gettato, due maglie a rovescio. E questo è il secondo, scusate, terzo ferro del secondo foglia.
Ci spostiamo ora sul nostro reglame che andiamo a fare nello stesso identico modo portandolo avanti come abbiamo fatto finora. Le prime maglie le andiamo a lavorare così come si presentano a rovescio, subito dopo andiamo a fare un gettato, andiamo a fare un piccolo intreccio delle due maglie del reglame, della linea di reglame, subito dopo un altro gettato e andiamo a fare la nostra maglia, la nostra maglia che si è realizzata grazie al gettato di prima a rovescio, e poi andiamo a fare la nostra seconda foglia dalla parte di sinistra, sempre nello stesso identico modo, mantenendo lo schemino ferro numero 3. Quindi due maglie a rovescio, un gettato, la maglia di riferimento a diritto, un gettato, due maglie a rovescio e concludiamo la base del secondo foglia. Poi ci ritroviamo che abbiamo di nuovo dobbiamo di nuovo fare il ferro numero 15 per il seconda foglia. Quindi andiamo a fare le nostre due maglie a rovescio. Subito dopo dobbiamo fare una diminuzione con inclinazione verso sinistra, quindi va fatto nello stesso identico modo di prima, le nostre 5 maglie a diritto diminuzione con l'inclinazione verso destra, 2 maglie a rovescio e concludiamo il ferro con il motivo che avete scelto, e il ferro numero 16 andrà lavorato semplicemente mantenendo il motivo come abbiamo fatto finora. Partiamo con il nostro ferro numero 17, dove all'inizio l'abbiamo già fatto, abbiamo portato avanti il motivo che abbiamo scelto e andiamo subito a seguire lo schema. Andiamo a fare le prime due maglie a rovescio, andiamo a fare una diminuzione con inclinazione verso sinistra e 3 maglie a diritto. Come vedete, ogni volta il numero delle maglie fatte a diritto diminuisce. Una volta che avete fatto 3 maglie a diritto, andiamo a fare la seconda diminuzione con inclinazione verso destra e concludiamo il foglio con 2 maglie a rovescio. Ora qui noi dobbiamo andare a fare il quinto ferro del seconda foglia, quindi andiamo a realizzare secondo forellino per la seconda foglia. Quindi andiamo, riprendiamo sotto lo schemino dove vedete numero 5 e andiamo a fare 2 maglie a rovescio, la maglia a diritto, il gettato, la maglia a diritto di riferimento, il gettato, una maglia a diritto e 2 maglie a rovescio. Ed ecco che abbiamo messo anche abbiamo fatto il secondo forellino, la base del secondo forellino per il secondo foglio. Ora vediamo insieme anche il passaggio che si fa per il reglame. Le prime due maglie vanno lavorate normalmente così come si presentano a rovescio, va fatto il gettato, va fatto portato avanti intrecciando la maglia di le maglie di reglame e subito dopo un altro gettato, e da ora in poi andiamo a rifare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Ora andrete a fare il secondo foglio seguendo il ferro numero 5 e andrete a fare il ferro numero 17 per il primo foglio, e lo fate in modo autonomo così riusciamo a vedere tutti i ferri insieme e così evitiamo anche avere un video troppo lungo. Quindi concludiamo
Facciamo il ferro numero 17, 18 mantenendo semplicemente il motivo come abbiamo fatto finora e poi ci vediamo per vedere anche il ferro numero 19, perché ci teniamo a farvi vedere appunto tutti i 22 ferri che ci servono per un foglio, perché una volta che vedrete come realizzare un foglio intero, dopo si va a ripetuto stessa cosa, stesso meccanismo per tutti i fogli successivi. Eccoci qua, siamo arrivati al ferro numero 19, abbiamo fatto la parte del motivo di accompagnamento e vediamo insieme la parte quasi finale del nostro primo foglio. Come sempre partiamo con prime due maglie a rovescio, andiamo a fare una diminuzione con inclinazione verso sinistra, una maglia a diritto che in centro portiamo. Una diminuzione con inclinazione verso destra e due maglie a rovescio. Ed ecco, guardate che il foglio sta già prendendo bene bene la forma e anche in rilievo, che è davvero molto molto bello. Facciamo la nostra maglia di divisione tra una foglia e l'altra. La facciamo a rovescio, dopo andiamo a fare il ferro numero 7 per il nostro secondo, per la nostra seconda foglia. Quindi semplicemente andiamo mantenendo, seguendo il schemino. Come sempre partiamo con le maglie a rovescio, subito dopo facciamo due maglie a diritto, il gettato, la maglia a diritto, gettato, 2 maglie a diritto, rovescio. Come vedete, semplicissimo, dobbiamo semplicemente seguire lo schemino. Ora andiamo a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi qui facciamo, portiamo avanti il nostro réglame, quindi andiamo a fare semplicemente le maglie a rovescio, il nostro gettato, intreccio, gettato e le maglie a diritto. Dopodiché riprendiamo, facciamo la seconda foglia, quindi il ferro numero 7 per la seconda foglia e il ferro numero 19 per il prima foglia dalla parte di sinistra. E il ferro numero 20 andrà semplicemente lavorato mantenendo il motivo. Dopodiché ci vediamo e vediamo come fare anche il ferro numero 21 per vedere la parte appunto conclusiva del nostro, della nostra foglia. Eccoci qua, siamo arrivati al ferro numero 21. Portiamo avanti il nostro motivo che abbiamo scelto finché non arriviamo alla nostra foglia, dopodiché prendiamo il nostro schemino e andiamo a seguirlo. Prime due maglie, come sempre, vanno fatte a rovescio. Qui ci ritroviamo che dobbiamo fare una diminuzione però dritta, centrale, senza nessuna inclinazione. Nel video precedente l'avevamo visto un passaggio, torniamo a ripeterlo insieme a chi non avesse visto il video precedente. Noi qui dobbiamo, per fare avere questa inclinazione dritta del nostro foglio, dobbiamo prime due maglie a diritto spostare senza lavorare sul ferro di destra. Subito dopo abbiamo una terza maglia a diritto che andiamo a lavorare normalmente a diritto, come se fosse una normalissima maglia. Poi andiamo a riprendere le prime due maglie e andiamo a cavalcare la maglia appena lavorata. Facendo questa diminuzione in questo modo, noi abbiamo appunto la nostra diminuzione, come vedete, con questa bellissima, senza un'inclinazione a destra e sinistra, ma con inclinazione verso il dritto, quindi dà la forma alla foglia molto più bella, più lunga e più fine. Dopodiché facciamo le nostre due maglie a rovescio ed ecco che il nostro primo foglio è completamente realizzato dall'inizio alla fine.
Come vedete è molto bello, molto fine, ha i suoi forellini e ha questa bella punta di conclusione. Dopodiché noi andiamo a lavorare la maglia di divisione tra una foglia e l'altra e qui ci ritroviamo con la nostra foglia che stiamo seconda foglia che stiamo portando avanti, che qui non dobbiamo fare altro che andare a rifare il ferro numero 9 seguendo lo schemino. E la stessa cosa poi per tutto il ferro, andiamo a seguire lo schemino, il foglio e anche portare avanti, come sempre ci ricordiamo, anche il nostro réglame, facendo appunto intreccio delle maglie centrali di riferimento e con i nostri aumenti. E così concludiamo il ferro. Ed eccoci qui, siamo arrivati al punto in cui abbiamo visto come eseguire completamente lo schema dal primo ferro fino al 21. E qui, come vedete, abbiamo appunto questa riproduzione. E in più abbiamo visto anche la base del secondo foglio, che se volete fare come nel nostro esempio, che secondo noi è molto bello, partire da un foglio più grande e poi andare giù con quelli sempre più piccolini, dando appunto questa bellissima forma. Ora dovrete partire con la diminuzione anche del secondo foglio, perché qui abbiamo fatto appunto 5 forellini, siamo arrivati al ferro numero 13, siamo partiti con le diminuzioni. Qui siamo già arrivati al punto in cui ne abbiamo realizzato 4 di forellini, 4 qui, 1, 2, 3 e 4. Quindi potete già iniziare con la seconda parte del schemino, cioè con i primi diminuzioni in inclinazione, per andare appunto a diminuire. E ricordatevi, il momento in cui andrete fare le diminuzioni in inclinazione dei vostri della seconda copia del foglio, dovete, se volete mantenere avere questo motivo, andare a dare la base della terza copia. Quindi andrete a fare la stessa cosa che abbiamo fatto insieme, chiudere, diminuire la seconda coppia e in mezzo, utilizzando gli aumenti del réglame, dare la base ricorrendo di nuovo al nostro schema alla terza coppia delle foglie. In quel caso lì, la terza coppia, sempre andando in diminuzione, lo potete fare con 3 forellini, poi andate successivamente con 2 forellini e poi chiudete. Ora qui noi abbiamo visto insieme tutto il passaggio, tutto il schemino e tutta la riproduzione. Abbiamo visto anche la base del secondo. Ora noi in modo autonomo e anche voi andremo a realizzarne altri per vedere il risultato finale con appunto questo passaggio 5, 4, 3 e vedrete che meraviglia questa bellissima diminuzione che segue appunto i fogli, ma anche la forma delle fogli, ma anche i fogli a sua volta. Ci vediamo quando abbiamo realizzato alcuni in modo autonomo per vedere come viene. Ed eccoci qui, abbiamo praticamente in modo autonomo concluso la seconda copia, vedete, seguendo sempre lo schemino che abbiamo appunto qui e facendo la parte della chiusura, e poi abbiamo elaborato anche un'altra terza, quarta copia per farvi vedere come prende bene la forma e come si presenta bene bene con qualsiasi colore. Quindi è uno di quei réglame che può essere abbinato a diversi progetti perché vi permette di aggiungere quel tocco in più e abbellire anche la più semplice, anche il più semplice motivo, perché come vedete qui ora abbiamo anche possibilità di mettere in paragone come si presenta bene con un semplice grano riso semplice e come anche con un legace. Quindi con questi due motivi
che siano poi anche i motivi di base, aggiungendo questo bellissimo reclam che alla fine non è difficile, basta seguire lo schema, vi permette avere questo risultato finale che secondo noi è davvero molto bello e molto spettacolare. Speriamo che siamo riusciti a spiegare bene bene tutti i passaggi e che siamo stati chiari. Poi se ci sono le domande poneteceli qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti. Grazie che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo video tutorial. Grazie a tutti!